Io ve lo dico, se mi vedete un po' strambellare e camminare non proprio in modo drittissimo, è colpa praticamente dell'indice alcolico che ha questa zona. Fra i vigneti, dove nonostante abbiano già vendemmiato chiaramente, perché siamo all'inizio di novembre, e questi residui qui appunto della vendemmia, eccetera, il livello alcolico, il tasso alcolico non è proprio come il Barolo vero e proprio a 14,5, però ci avviciniamo. E siccome io sono famoso per reggere l'alcol in un modo pazzesco, quando ero ragazzo al primo gin tonic ero sotto il tavolino, quindi vediamo se riusciamo ad arrivare a Barolo oppure mi fermo prima praticamente e la polizia mi fa l'etilometro e mi mette le manette. L'etilometro a piedi, esatto. Buongiorno amici da un parcheggio in pieno centro cittadino di Alba, provincia di Cuneo. Siamo arrivati qua ieri sera. Adesso sembra un parcheggio squallidissimo, è pienissimo di macchine, ma vi assicuro che ieri sera quando siamo venuti qua eravamo 1, 2, 3, 4 camper e basta, perché è segnalato sull'applicazione di Park4Night. Infatti qua non usiamo più iOverlander, ma usiamo Park4Night in Italia e in Europa, e evidentemente questo parcheggio è uno dei più comodi per visitare il centro della cittadina. Stamattina ovviamente si è riempito di gente che immagino vada a lavorare, quindi residenti, e adesso noi ne approfittiamo per andare a fare una giratina e vedere il centro di Alba, sebbene comunque lo conosciamo già. Andiamo a conoscere Alba, conosciuta anche come la città delle 100 torri. Adesso ce ne sono rimaste poche, però aveva veramente 100 torri praticamente che servivano per difendere la città, che aveva subito numerosissimi saccheggi fra l'anno 1000 e l'anno 1300. Andiamo. Like we always do. Il parcheggio dove abbiamo dormito stanotte, dove ovviamente non c'è nessun divieto, è esattamente a 5 minuti dal centro storico di Alba, quindi comodissimo, soprattutto ancora in questo mese di novembre, penso fino inizio dicembre. Se volete venire ad Alba ci sono tutti gli eventi per la fiera del tartufo, ovviamente sono più che altro fine settimana. Il parcheggio è comodissimo. Temperatura 10 gradi, percepita 9, anche se sembra che faccia più freddo. Fa un freddo che? Si pela. Uscendo dal van, pochi minuti fa, una vampata pazzesca di profumo di cioccolato, che ovviamente arriva da tutte le fabbriche che sono qui nelle immediate vicinanze del centro, della famosissima marca della crema spalmabile alle nocciole e non solo. Siamo arrivati alla piazza del mercato, anche se il mercato, quello grosso più importante, c'è ogni sabato ed oggi è martedì, c'è comunque un mercato con un numero discreto di banchi. E la prima cosa che notiamo indubbiamente che i prezzi, soprattutto di quelle che sono i generi alimentari, tipo frutta verdura, formaggi, queste cose qui, sono praticamente la metà dei prezzi che abbiamo a Genova. Cioè vivere qui, perlomeno per quanto riguarda la spesa alimentare, sembrerebbe costare mercato veramente ci sono dei prezzi la metà ottimi, che da noi. Ottimi, ottimi. Se volete invece vedere il mercatone, proprio quello grosso, quello più importante di Alba, è ogni sabato mattina. Sempre qui in questa piazza, che è la famosa sì. Piazza del mercato. Esatto. Comunque. Stiamo camminando qui nella via del centro storico, una delle vie che penso che sia principale, via Cavour. Bellissima perché c'è una varietà di negozi, attività commerciali, dal food, dal mangiare, all'abbigliamento, a qualsiasi altro tipo, però con un'atmosfera super chill, sì, super tranquilla. Cioè, non me ne volete, perché altrimenti veramente poi dite il DG ce l'ha sempre, che però non si sente il mugugno. Vabbè, mugugno non si sente, però super rilassata, un'atmosfera super rilassata. Davanti a noi la cattedrale di San Lorenzo. You have run off with the moon in your pocket and
Nobody saw you slip away so soon. You can do no wrong. Siamo in piazza, come si chiama questa piazza? Risorgimento. Piazza Risorgimento, nonché una delle piazze. Guarda, hanno tolto tutti gli stendardi che c'erano ieri quando siamo arrivati, che probabilmente ci sarà stato sabato e domenica. Un evento, cioè. Adesso è un pochino più spoglia come piazza. E questa qua è in Piazza Risorgimento, c'è cioè appunto la cattedrale di San Lorenzo, che è la piazza principale, diciamo, proprio storica del centro, del cuore di Alba. C'è una tranquillità, ma allo stesso tempo un bel movimento. Prima di lasciare Alba per dirigerci verso la prossima destinazione qua nelle Langhe, abbiamo fatto spesa, quindi abbiamo comprato grissini da gioielliere, 12 euro al chilo. Vabbè, abbiamo comprato 3 panini e poi abbiamo comprato, diciamo, in offerta qua da un macellaio artigianalissimo, 3 salamini, 2 al barolo e 1 al tartufo. Altra cosa che c'è da dire qui di Alba, veramente anche commercianti, dove entri di una gentilezza pazzesca, veramente, gentilezza ed educazione. Ci sanno fare quei turisti. Veramente tanta roba. Quindi questi 3 salami, che pesano fra le altre cose, 2 al barolo e 1 al tartufo, abbiamo pagato 15 euro. E adesso ce li scofaniamo tutti. Abbiamo lasciato il centro di Alba, ci siamo spostati su un'altra langa per raggiungere un'altra località. Un'altra località, chiaramente Alba, il centro più grande di tutte le Langhe con i suoi 30.000 abitanti, ma noi andiamo a cercare i paesini. Siamo già quasi arrivati a Barbaresco, ovviamente anche qui sono i vigneti che la fanno da padrone. Sono i vigneti che hanno il foliage praticamente, cioè hanno dei colori, le foglie delle vigne appena vendemmiate pazzesche. Andiamo a cercare un posticino, poi dove fermarci col cingone, perché oggi invece non ci fermiamo a pranzo fuori, non è che faremo tutti i giorni pranzo e cena fuori.
siamo arrivati in prossimità di Barbaresco, però lasciamo il Cingone qui sulla strada principale, in una vallata bellissima di vigneto ovviamente, per scendere a piedi e andare a visitare il borgo, per non rischiare di trovarci magari in stradine strette e trafficate dove non si può andare col camper, anche perché non abbiamo visto nessun segnale per il momento, né di divieto e né che ci si possa andare, quindi per evitare lo lasciamo qui. Buongiorno, un'altra giornata qua nelle Langhe. Io sto facendo un po' di balletti perché ci sono 10 gradi qua. Siamo a Castiglione Falletto, dove ci siamo fermati a dormire questa notte dopo la visita di Alba, breve ma intensa visita di Alba. Oggi abbiamo deciso che facciamo una bella passeggiatella in mezzo ai vigneti qua delle Langhe e andiamo da Castiglione Falletto fino a Barolo a farci un gotto. Su Ellen pensa altro, cioè, no, non è vero. Sono le 10 del mattino, su Ellen pensa ad arrivare a Barolo e farsi il gotto di Barolo. No, ma l'ho già detto ieri, a me sto rosso non è che mi piaccia neanche più di tanto, anche se, per carità, la patria. La sera il rosso gli piace mosso, gli piace il lambruschino, gli piace un dolcettino. No, la fresia. Quindi camminata che teoricamente dovrebbe essere in mezzo ai vigneti di circa un'ora qua da Castiglione Falletto fino a Barolo. Andumane. E poi praticamente dobbiamo fare anche al ritorno, per ritornare qui al Cingon, che lasciamo in questo parcheggio barra piccola area sosta. Quindi prima ci sgranchiamo le gambe in mezzo ai vigneti, poi torniamo, prendiamo il Cingon e ci spostiamo nella località successiva. Perfetto, quindi non è che facciamo troppa camminata, prima siamo più abituati. Quindi prima tappa, solo a piedi fino a Barolo, vai, via, in mezzo alle vigne, partenza. Adesso cronometriamo anche, quanto ci mettiamo. Gina, ovviamente come in tutte le Langhe qui si cammina fra le bottiglie di Barolo e vasetti di Nutella. Magari fossero già pronti. Ci sono nelle vetrine in giro che vendono quelli, i bidoncini da 3 kg. Industriali da 3 kg. Eh sì, è perché qua voglio dire, se non fai crepe di Nutella come se non ci fosse un domani, non sei nessuno. Quindi dietro di noi qua invece alberi di nocciolo proprio. Ah, oggi li riconosci, Cici, ma lo sai che io voglio dire sono Alex the Farmer, Perché te l'ho detto io ieri, erano noccioli. Va bene, la professoressa ha detto che erano noccioli. Te se riconosci, riconosci i vigneti per il vino, non noccioli. Bravo. Io ve lo dico, se mi vedete un po' strambellare e camminare non proprio in modo drittissimo, è colpa praticamente dell'indice alcolico che ha questa zona. Fra i vigneti, dove nonostante abbiano già vendemmiato chiaramente, perché siamo all'inizio di novembre, e questi residui qui appunto della vendemmia eccetera, il livello alcolico, il tasso alcolico non è proprio come il Barolo vero e proprio a 14,5, però ci avviciniamo. E siccome io sono famoso per reggere l'alcol in un modo pazzesco, quando ero ragazza al primo gin tonic ero sotto il tavolino, quindi vediamo se riusciamo ad arrivare a Barolo oppure mi fermo prima praticamente e la polizia mi fa l'etilometro e mi mette le manette. L'etilometro a piedi, esatto. Thank you.
tanto. Io la camicia c'avevo sotto il piumino, me la sono già tolta perché le temperature sono cambiate dai 10 gradi della partenza. Adesso dopo mezz'ora sarà dovuto anche al fatto delle numerose salitelle in mezzo ai vigneti. Sono importanti. Quindi adesso ci sta anche che mi tolgo anche il piumino. Comunque è venuta fuori una giornata spettacolo, rigenerante, che ci sta facendo un po' riprendere dalla settimana sedentaria appena trascorsa col brutto tempo, almeno. Possiamo dire veramente che questi 3 giorni nelle Langhe il clima veramente c'è stato super favorevole, eh? Bello bello. Via, andiamo ancora, avremo probabilmente ancora una ventina di minuti prima di arrivare a Barolo. Di tutto sentiero del Barolo, che si sviluppa tutto tra vigneti e noccioleti. Ed è il famoso sentiero 303 qua delle Langhe, che collega Castiglione Falletto a Barolo e la Morra. Dopo circa 1 ora e un quarto di camminata e mezzo ai vigneti siamo arrivati proprio nel centro del paesino di Barolo, che si trova proprio su una rocca. Alle mie spalle il famosissimo castello di Falletti di Barolo. Adesso stiamo camminando nelle vie proprio del centro, in mezzo a trattorie, ristorantini e degustazioni ovviamente della zona. Dobbiamo solo che scegliere il posto in cui andare, oppure alternativa tornare al Cingone, quindi un'altra ora e un quarto, ora e mezza di camminata, e farci il nostro pranzetto con i prodotti tipici che abbiamo comprato ieri. Barolo ovviamente, come ci possiamo immaginare, è il paese, il comune più importante del comprensorio del Barolo, che comprende 11 comuni. Uno più pettinato dell'altro. Esatto. E pensa che a questo comprensorio nel 1980 gli è stata assegnata la DOC G, cioè non solo denominazione di origine controllata, ma la denominazione di origine controllata garantita. Ah beh. Nel 1980. Li sai gli altri 10 nomi dei comuni del comprensorio del Barolo? Cioè della Langa del Barolo? È conosciuta come il comprensorio del Barolo, quindi del vino del Barolo. Avanti. Allora Sere, vinci un premio se mi dici tutti gli 11, vabbè gli altri 10, incluso Barolo, comuni del comprensorio del Barolo. Via! Castiglione Falletto, perché dove siamo parcheggiati col Cingone. Ok, poi? Ferralunga d'Alba. Mm? Monforte d'Alba. Sì. Novello, la Morra. Sì. Verduno, Genziane Cavour, dove abbiamo mangiato la trattoria. Poi? Indiano d'Alba, dove c'era l'altra trattoria che non siamo andati. Sì. E mancano due. E Cherasco. Ma sei un mito, ma come hai fatto a dirli tutti e 11? Sta leggendo sul tuo telefono che c'è qua davanti. Via, andiamo adesso che la Sere ci ha detto tutti gli 11 comuni del comprensorio della Langa del Barolo, si dice DOC G. DOC G DG. Oggi dal contorno una bella zucchina trifolata. Zucchina. E partenza da Barolo per tornare verso il Cingone. Abbiamo deciso che oggi non ci facciamo tentare. Quello che dico io è che appunto per i miei gusti, che sono gusti sicuramente, voglio dire, cioè miei personali, questa zona bellissima, stupenda, eccetera, dal punto di vista della ristorazione è un po' poco unta, è un po' troppo pettinatella. E ci piacciono più unti e bisunti. Esatto, quindi andiamo a mangiare sul Cingone e vediamo dove troveremo un altro posto adatto per i nostri palati grezzi. Sì, esagerati.
Oggi sì che si ragiona. Freschino, eh? Portellone aperto qua. Il caldo è un'altra cosa. Quindi il piatto di oggi è? Agnolotti al plin con ripieno di arrosti. Che vai. Condimento burro, salvia e parmigiano. Grana padano. Grana padano. Come da ricetta tradizionale delle langhe, solo che l'ha fatta la sera. Fatti a mano, eh. Buoni. Invece che andare in trattoria. La maggior parte di questi borghi e delle langhe si visitano tutti in 10 minuti, cioè anche se ti metti lì a fare due foto, un po' di video così, comunque 10 minuti basta, ne avanzano. Le posso servire un po' di Barolo? Se non c'è nient'altro. Ci sono fermate qui a mangiare perché c'è una vista bellissima, ovviamente siamo sulla langa, quindi si vedono tutti i vigneti che poi vi facciamo vedere qui. La serie anche all'ufficio informazioni a Monforte sarà sbagliata, aveva detto poi vogliamo andare a Nieve. Fra un po' la signora dell'ufficio informazioni dà uno schiaffo. Ma perché è tipo Mexican, Las Nieves, la grata checa. Las Nieves in messicano sono i gelati. E più Las Nieves sarebbe più quasi sorbetto che gelato, perché gelato è velato. Las Nieves sono un po' tipo... È la grata checa, il graccio triturato, tritato. No, quelli sono i raspados. Quando si dice clima delle langhe, tipo il clima della Padania, cose del genere, ci siamo fermati a mangiare un boccone dopo aver fatto la scarpinata lì con gli agnolottini al plin, ci siamo spostati di pochi chilometri, 12 chilometri, il tempo fum fum così. Fum fum. Così praticamente, il sole si è tutto coperto, si è tutto annuvolato, quasi tempo da neve. Facciamo l'ultima tappa del nostro giro delle langhe, visto anche considerato come si sta mettendo il tempo, che è? Andiamo a scoprire la morra. Siamo al parcheggio della morra, quindi... Ma la morra è quello... La morra, la morra cinese. Esatto, andiamo. Siamo arrivati nella piazza Castello, che poi è anche la piazza del famoso Belvedere. Qui troviamo lo stesso simbolo, lo stesso monumento che poi è il cerchio di una botte che abbiamo visto anche uno degli ultimi paesi che abbiamo visto di Grinzane, Cavour. Alla mia sinistra quello che sarebbe il panorama della morra, che sorge su un cucuzzolo arroccata con una vista normalmente a 360 gradi, ma che oggi con questo tempo e nuvole basse, nebbione e pioggerellina non potremo sicuramente apprezzare. Nella stessa piazza anche la torre campanaria. Ed una scuola alle mie spalle, un bellissimo spazio che si vede ristrutturato da poco, sicuramente uno dei punti principali del borgo, dove però oggi siamo solo noi come turisti. La morra, che in confronto agli altri paesotti, o come li chiama la serie, pueblitos della zona delle Langhe, risulta essere quasi una megalopoli, perché in confronto a tutti gli altri che hanno circa una media di sui 600 abitanti, la morra invece ne ha 2650 e sorge su una collina a 500 metri sul livello del mare. Per questo anche la vista veramente da questa piazza Castello è inimitabile. Chiaramente in una giornata bella di sole sarebbe stata un'altra cosa.
Quindi stiamo camminando per il paesino, diciamo, centro storico più che altro della Morra, e vediamo tutto chiuso, completamente sprangato. Ci sembra così strano. Abbiamo un'allerta, qualcosa. Abbiamo incontrato un signore, uno, che camminava. Io l'ho fermato piano piano e gli ho detto: mi scusi, ma volevamo sapere se c'è un centro così, con anche dei negozi, un panettiere, qualcosa da vedere. Lui mi ha guardato e mi ha fatto: ma scusa, ma non lo sai? È giovedì, è tutto chiuso il giovedì. Ne venivamo comunque dal centro, siamo stati proprio nel centro storico medievale, ma era comunque tutto chiuso. Ma trattato come uno proprio, c'è... Un foresto! Ma proprio c'è, ma come, lo sa anche veramente, lo sanno anche le pietre per terra che giovedì pomeriggio è tutto chiuso qui alla Morra, porca miseria. Dai, su, non fa figure di questo genere. La sera non mi aveva detto niente, quindi niente, vediamo la Morra senza vedere i negozi, tutti sprangati, c'era solo l'edicola però aperta, eh? Sì. Il giornalaio c'era aperto, via, e continuiamo. Una enoteca. Super highlight, immancabile, imperdibile per chi viene a fare il giro delle Langhe. Per favore, mi raccomando, non ve lo perdete perché vale assolutamente la pena. Ci abbiamo anche fatto lo sterratello e la discesa ripidissima per arrivarci. Come nella nostra migliore tradizione. Questa che vedete alle mie spalle è una cappella sconsacrata che è stata per tanti anni semplicemente un punto di riparo per i contadini della zona che si occupavano della vendemmia. Poi nel 1999 è stata acquistata dalla famiglia Ceretto, perché c'è lì sopra anche la targa dei terreni, e la famiglia ha deciso di fare una cosa un po' una stranezza. Ha incaricato a un americano e un inglese la decorazione sia esterna che interna, e da lì è diventato il punto instagrammabile dove, se si viene alla Morra, non si può non passare dalla cappella soprannominata Cappella del Barolo. Spettacolo, veramente. Non sarebbe stato un giro delle Langhe senza questa fermata alla Cappella del Barolo. Vabbè, con questa giornata così grigia, almeno anzi, un tocco di colore. Scusami, giustissimo, hai ragione, perfettamente detto. Non avrei detto veramente con parole migliori. Allora Ginetta, mi sembra di capire che dopo questo incredibile highlight della Cappella del Barolo, il nostro giro delle Langhe volge al termine? Sì, ti ho portato a chiudere in bellezza con la cosa più colorata che abbiamo visto in questa giornata uggiosa, scusami. È stata veramente uno scoop degli scoop questa Cappella del Barolo. Bene, amici, allora, per chi volesse sapere, dopo il giro delle Langhe, Ale e Sere con il loro cingon, che giro vanno a fare? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché è gratis ed è l'unico modo che avete per aiutarci a farlo crescere. Mettete mi piace al video, lasciate un bel commento. Ci vediamo alla prossima puntata, sabato prossimo. Ciao, ciao, ciao. Fate iscrivere zie, zii, nonni, nonne, sì, nipoti, fratelli, sorelle, amanti, cani, gatti. Vicini di casa, ciao. Fate iscrivere ciao, tutti, ciao. Ciao.